Sto sfiorendo proprio. Sto proprio sfiorendo. Ma perché dice così? Anzi, se lo lasci dire. Amori, per favore, io oggi non mi sento di parlare, lasciatemi solo. Va bene, arrivederci, grazie, ci vediamo settimana prossima. Cosa è successo? Cosa c'è che non va? Ci dica. Sono stata richiamata dai pezzi grossi del mio partito. Ah, sì? Per le sue posizioni in controcorrente, ma immagino. Ma no, Floris, perché non metto mai la minigonna? Chi cosa? Ma sì, io questo ho capito, perché per loro sono solo una ragazza copertina. Sono un bel paio di gambe, una bambolona da presentare ai congressi, una pupa tutta curva. Senta. Un per gli occhi, abbiamo un soprammobile. Abbiamo capito! Che squallore, metta pima, metta pima. Ministro, lei non è un soprammobile, dice un mucchio di cose sensate. Poi se sta così male, perché non lascia il suo partito? Scusi, cambi partito, scusi. Floris, non posso. Ma perché? Perché? Sono prigioniera dell'incantesimo. Ma ancora sti incantesimi? Ma non diciamo fesserie. Non posso più liberarmi, per me è troppo tardi. Ma ci sarà un modo. Ma poi, ma perché tardi? Lei è giovane, bella. Floris, sì. Giovane e bella, lo fui. Lo fui? Non lo sentivo dal 15-18. Quando lo fu? Che c'è? Che c'è? Ci dica. Non sono come mi vedete. Ah no? Perché lei com'è realmente, scusi? Che succede? Sono la principessa Magolfa Stefania De Prestigiacomi di Gambalunga. Addirittura, non ci facciamo mancare nulla. Sì, Floris, ho quasi 500 anni. Come quasi 500 sono, anni? Sono del 1521, Floris. Beh, portati benino, direi. Sì, Floris, c'è un mio ritratto dove la mia effigie si sta decomponendo in mia vece. Ma va? Mentre io resto giovane e bella. Mi ricorda qualcosa, eh? Dorian Gray, direi. Esattamente, Floris. Questo ritratto, pensi, riposa da 500 anni nei sotterranei di una grossa magione del nord di cui tutti ignorano l'esistenza. Certo, sì? Questa magione dove si trova, scusi? Arcore. Chi l'avrebbe vedeto? Ma quindi scusi, lei nel 500 cosa ha fatto? Un patto col diavolo? Ma guardi, Floris, non so se fosse il diavolo. Io so solo che mi si presentò con le sembianze di un giovane cavaliere. Ah sì? Com'era sto cavaliere? Mi avvicinò ad una festa col pretesto di raccontarmi una barzelletta. Sì. Ma comunque era una barzelletta vecchissima già nel 1538. Sì, vabbè, abbiamo capito. Abbiamo un piccolo sospetto su chi fosse questo cavaliere. E quindi anche lui ha 500 anni a questo punto. Sì, però su di lui si vedono tutti. No, ma non è vero, si sta, anzi, sta mettendo mano. Adesso per sta cercare... tornando. Comunque, Floris, egli mi promise giovinezza e bellezza in eterno. Ecco, però avrà voluto qualcosa in cambio, immaginiamo. Ma guardi, Floris, per i primi 490 anni niente. Niente? Devo dire, me la sono spassata. Divertita. E poi? Poi qualche anno fa, mentre mi oliavo le ginocchia... Come? Come si oliava le ginocchia? Floris, 500 anni, anche una donna giovane li sente. È tornato quel giovane cavaliere. Molto invecchiato. Ma come molto invecchiato? Sì, e poi mi ha detto, ora devi pagare. Se vuoi rimanere giovane e bella... Sì? Devi entrare in Forza Italia e sottoscrivere tutte le vaccate che sentirà. Tutte? Sì, è quello. Senta, ma chissà che roba brutta per lei ritrovarsi di nuovo di fronte a quel cavaliere 500 anni dopo. E per di più invecchiato anche. Soprattutto perché poi mi ha voluto riraccontare la stessa barzelletta del 1530. Ancora? Mamma mia. Comunque, se volete ve la racconto. Ma no, per carità del Signore, non volete? No, la salutiamo qui, allora, guardi. Allora rispetto la vostra volontà. Grazie. Perfetto. Grazie. Arrivederci, grazie. Sono dei leoni. No, guardi, non ci interessa la barzelletta. Allora, se non vi interessa non ve la dico. No, infatti, non ce lo dico. Ci sono dei leoni anche dei cristiani. Se ne abbiamo, non ci interessa. Pazienza. Non ci interessa, grazie, arrivederci. Allora arrivederci a voi. Arrivederci. A un certo punto i leoni... Ma no! Scusi? I leoni devono mangiare i cristiani. Ma certo, ma non la vogliamo sapere. Va bene, allora non ve la racconto. Ecco, bene così, arrivederci. Addio, grazie. Ma gonfa.